Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Video di venerdì perché è una notizia flash che vi volevo dare, flash ma importantissima. Vi volevo dire che, rullo di tamburi, sarò presente al Comic Con di Napoli. In tanti me l'avete chiesto, mi avete detto: Yolanda, ma tu vieni al Comic Con? Ma vieni al Comic Con? Sì ragazzi, vengo al Comic Con di Napoli, ma non come ospite, cioè nel senso non è che girerò per la fiera, ma avrò il mio stand. Ebbene sì ragazzi, avrò il mio stand insieme ad Always Wands. Che cos'è Always Wands? Sono dei ragazzi che vendono gadget a tema fantasy ed Harry Potter, soprattutto Harry Potter. Fanno le bacchette fatte in casa, loro le fanno. Mi hanno omaggiato un sacco di volte delle loro bacchette bellissime, delle loro box fantastiche. Ebbene, io sarò nel loro stand. Yolanda, ma cosa fai? Porterai gli slime? Certamente che porterò gli slime. Porterò i miei slime lì e li venderò ovviamente, insieme a un po' di mio merchandising. Gli slime saranno tema Harry Potter, ma saranno accessibili a tutti, cioè non farò solamente le casate non credo che le farò, ma farò più che altro pozioni. Anzi, facciamo una cosa, se siete curiosi di vedere i video dove preparo proprio questi slime, penso di portare più di 800-900 slime, se siete curiosi di vedere che preparo 900 slime, fatemelo sapere sotto in un commento. Ho preparato 40 kg di base trasparente che sta diventando trasparente piano piano, e ovviamente poi da questi 40 kg di colla devo preparare i vari tipi di slime, ossia tipo, che ne so, la mortensia, che è la pozione d'amore, la burro birra, che ne so, tipo il unicorn blood, e sono tante tipologie di slime che secondo me sono meravigliose, che verranno messe all'interno dei contenitori a mo' di boccetta, di fialetta, di pozione, e attaccherò anche l'etichetta come la pozione. Ma prima di tutto ho spiegato un po' gli slime. Mi trovate al Comic Con, allo stand dell'Always Wands. Quando entrate nel Comic Con trovate la mappa subito quando entrate, sulla sinistra ci sono i tavoli con le mappe, ma orientativamente, magari metto qui qualche cosa, orientativamente mi trovate dove stava l'ex Cubo d'Oro, perché il Cubo d'Oro quest'anno è chiuso, ma io sarò in fondo, proprio in fondo al Comic Con, dove sta l'area Neverland. Chi è pratico del Comic Con lo sa. Comunque mi trovate, se girate tutta la fiera mi trovate. Io però sono esterna e non sono interna nei padiglioni, io sono fuori dove sta l'area Neverland. Mi trovate due giorni, il 27 e il 28, dalla mattina fino al pomeriggio. Allora, come si fa per venire al Comic Con? Ragazzi, per entrare al Comic Con c'è bisogno del biglietto, non perché lo scelga io, ma perché il Comic Con è una fiera del fumetto da anni e secoli eoni di tempo. Essendo una fiera del fumetto, ovviamente per entrare c'è bisogno del biglietto che si paga. Allora, io siccome sto sabato e domenica, io vi consiglio vivamente di prendere già i biglietti. Li potete prendere o sul sito del Comic Con, magari ve lo lascio in descrizione se volete prendere i biglietti, oppure, non lo so, andare nei siti specializzati, stesso lì a Napoli, non lo so, dove quelli che vendono i biglietti, insomma, quelli che vendono anche a volte i biglietti per i concerti, i biglietti per lo stadio, eccetera, trovate sicuramente i biglietti anche per il Comic Con. Vi ripeto, io starò sabato e domenica, solo il 27 e il 28, negli altri giorni no. Vi ripeto, mi trovate al Comic Con il 27 e il 28 di aprile, sabato e domenica, porterò il mio slime, stand Always Wands, zona Neverland, vicino all'ex Cubo d'Oro. Trovate questo stand perché sicuramente metterò il mio striscione Yolanda Switz e sicuramente mi riconoscerete. Ok? Spero di essermi spiegata, spero che voi verrete in tanti al Comic Con ad incontrarmi. Possiamo fare tutto quello che volete, foto, ovviamente non è obbligatorio, se volete portarvi qualche pensiero, se volete portare il libro che non ve l'ho ancora firmato e lo volete essere firmato, io posso fare tutto. Quindi io vi aspetto in tantissimi al Comic Con il 27 e il 28 aprile, sabato e domenica, dalla mattina fino al pomeriggio io sarò con i miei slime. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, questa notizia. Io vi mando un bacio, un abbraccio forte, e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video.
Bye!